Eccoci qua, dunque, siamo all'interno di Porta Nuova. È una rarissima opportunità quella di poterla vedere da dentro. In più c'è anche allestita una mostra con alcuni dei pezzi del Museo della Radio. Siamo partiti così come uno scherzo e alla fine ci troviamo una situazione, una realtà importantissima, perché abbiamo aperto per la prima volta nella storia Porta Nuova. Abbiamo inserito un'esposizione globale su tutte le icone comunicative, dal primo iPhone alla prima macchina da cinema, al primo Mac della storia, alla prima televisione, e abbiamo unito in questo contesto anche una situazione di infoturistica che è basilare in questa zona. Noi diamo un servizio sociale, tra virgolette, diamo un servizio di informazione turistica dalla mattina alla sera nella zona stazione, che non ne ha assolutamente neanche uno. Quindi chi arriva dalla stazione arriva qui, trova le cartine di Verona e tutti i dépliant con quanto succede in città. Facci fare un po' un tour di questa mostra. Beh, lì vediamo l'antenna celeberrima proprio di Guglielmo Marconi. Lì è da dove è partito tutto, da dove abbiamo la possibilità di connetterci da ogni parte del mondo, l'antenna di Guglielmo Marconi, originale, riconosciuta dalla principessa Elettra. Lì abbiamo, senti, un proiettore, cos'ha, un caminetto sopra, sembra quello di Nuovo Cinema Paradiso? Quello lì è un proiettore del Cinema Smeraldo, originale, del Cinema Smeraldo di via 20 settembre. Il caminetto che vedete è, tra virgolette, per fare sfogare la lampada che riscaldava tantissimo. Perché non succedesse come nel film, che prese fuoco al cinema? Soprattutto per quello. E poi ci sono naturalmente tantissime radio di diverse epoche, un pezzo particolare a cui sei legato? Ma un po' tutto, ogni corner, ogni teca che si vede. Intanto sottolineiamo che le teche sono, questa mostra è visitabile interamente con tecnologia Beacom, con Musei in Tasca, è una tecnologia Beacom che ti permette di scaricare l'app, vedi che non c'è scritto assolutamente nessuna didascalia, tu scarichi l'app, passi davanti alla teca, la teca comunica direttamente con te e ti spiega l'oggetto che stai vedendo. Dunque, un 2018 nel 1005, è bellissimo. E io sono legato particolarmente a tutto, abbiamo il primo cucciolo della Ducati, abbiamo il primo smartphone della Apple, il 2G, abbiamo il computer della Apple, il primo Mac. Grazie allora Francesco Chiantera, si potrà visitare questa mostra ed entrare in Porta Nuova fino a quando? Intanto fino al 1° di ottobre, speriamo che il progetto poi continui.